Terremoto Bosnia oggi, terremoto in Bosnia 22 aprile 2022. C'è stato questo fortissimo terremoto di recente di magnitudo 6, registrato proprio alle ore 23:07 del 22 aprile 2022, venerdì, nella parte meridionale, quindi sud della Bosnia Erzegovina. Questo terremoto è stato avvertito anche qui nel nostro paese, in Italia, in maniera piuttosto partecipe, piuttosto sentita, da partire dal nord Italia fino ad arrivare al sud. Dalle stime che sono state diffuse, l'epicentro è stato segnalato a circa 10 km di profondità e il terremoto è stato localizzato precisamente a 42 km a sud-est di Mostar, nei pressi di Ljubinje, città della Bosnia. L'epicentro è stato localizzato a 20 km a est di Stolac, località non lontana da Mostar, capoluogo della Erzegovina. La scossa è stata avvertita però anche a Sarajevo, Tuzla. Nel Mostar tante persone sono letteralmente riversate in strada per colpa della paura che c'è stata. Anche nella costa della Dalmazia, però anche in Croazia, a Makarska e Spalato in Montenegro, dove il terremoto si è sentito in maniera molto partecipe e distinta in diverse località. Fino adesso non sono arrivate a noi notizie danni entità umane oppure cose, ma quello che balza più agli occhi è che il terremoto di ieri, 22 aprile 2022, è stato percepito molto bene nel nostro paese, soprattutto nella dorsale adriatica, dal Friuli fino alla Puglia. Tante migliaia di segnalazioni su Twitter, da nord a sud, Bari, Pescara, Roma, Ancona, Rimini, la Campania, Napoli, addirittura la Basilicata, tanti centri abitati che sono letteralmente rimasti scossi da questa devastante scossa di terremoto. Anche a Napoli ci sono stati dei grandi momenti di paura, di terrore, dove la popolazione si è riversata sulle strade e ha coinvolto anche la città di Pozzuoli, e è arrivato anche nelle parti più remote proprio della Campania. Insomma, un terremoto che secondo me rimarrà nella storia non solo della Bosnia e Erzegovina, ma anche del nostro paese, l'Italia. Da Narratore Italiano è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti e una buona giornata.